Ecco, sono tornata con la seconda parte del video dei saldi. Scusate, mi sono tolta la giacca, era molto carina da mettere per fare il video, però adesso che scotta il sole stavo facendo la sauna, quindi non mi è parso il caso di tenerla su, quindi resto così in canottiera. E niente, continuiamo. Allora, seconda parte, Zara e Calliope. Zara, sono rimasta non soddisfatta di più. Perché ho trovato queste scarpe che vi faccio vedere adesso, che praticamente le volevo, anche queste le avevo puntate tantissimo, poi le avevo lasciate giù quando erano a 20 euro, sono stata un po', diciamo, sono stata un po' stupida a non prenderle, stupida fino a un certo punto perché adesso le ho trovate a 10 euro. E queste qua praticamente l'ultima volta che sono andata al Frecciarossa ce n'erano tantissime, tipo 20 paia di tutti i colori, neri, cammello e un beciolino un po' più chiaro. Sono andata ieri e vi lo giuro, era rimasto solo questo paio. Quando l'ho visto mi sono avvicinato, ho detto speriamo che sia il 37. Lo guardo, ho guardato proprio il cartellino e ho visto, ho detto sì, 37! Ero troppo contenta. Poi ho visto il prezzo ed ero ancora più contenta. Da 49,95 euro a 9,99 euro, quindi pochissimo, sì, lo so, ne ho tanti di sandali, ma questi qua li avevo, che sono simili a quelli col tacco un po' più alto, ma li avevo già puntati veramente da tantissimo e mi era dispiaciuto non prenderli. Poi li avevo visti anche su una ragazza che seguo su Instagram, che lei li aveva neri e mi erano piaciuti tantissimo. E quindi come non prenderli? Come fare a non prenderli? Li ho comprati e mi ritengo soddisfatissima. Sono di Zara Basic Collection e questi qua penso che siano in ecopelle. Penso di sì perché non c'è segnato niente su vera pelle, fortunatamente. Penso proprio sia ecopelle. E sono fatti in questo modo, hanno questo tacco largo e li ho pensati poi con una cosa che vi faccio vedere che ho comprato da Calliope. Hanno questi 1, 2, 3, 4 cinturini, di cui uno sulla caviglia. Poi erano trattate malissimo, poverette. Erano tutte tipo chi le ha provate prima di me. Le ha lasciate lì, erano tutte praticamente tutte aperte. Io ero lì al negozio, le stavo praticamente curando. Anche se costano 10 euro, capito? Però non trattate male le scarpe. Cioè, non so chi va con i saldi, tratta malissimo i vestiti. C'era tutto un toppettino bianco, tutto pieno di fondotinta. Cioè, non hanno veramente ritegno quando provano le cose. Mi stupisco che veramente ci siano certe ragazze o certe donne che trattano così male i vestiti. Anche se sono coi saldi, anche se costano poco, non vedo perché le devi trattare come se fossero delle schifezze. Cioè, ma neanche al supermercato trattano così male le cose. Vabbè, anche perché al supermercato penso che siano anche più visionati. Comunque le trovo fantastiche e hanno questo tacco che non è un tacco altissimo, sarà un 6-7 cm anche questo. Fatte in questo modo, veramente adorabili e adoro il colore di queste scarpe. Proprio forse tra tutte le scarpe questo colore è uno dei miei colori preferiti perché è veramente molto versatile e lo portate con tutto, col jeans, col bianco, col rosso, col nero, cioè con tutti i colori possibili e immaginabili. Col beige, cioè, veramente le adoro, le amo e sono contentissima di averle prese ed era appunto uno dei miei obiettivi dello shopping di ieri. Poi sempre da Zara, oltre che ha preso qualcosa anche il mio fidanzato, ho preso questa gonnellina. Io di solito quando ci sono questi sconti gli ultimi giorni che mettono fuori le cose da pochissimo, vado sempre alla ricerca di qualche gonnellina perché lì da Zara sono veramente carinissime e di solito costano abbastanza, però quando praticamente sono i saldi, alla fine dei saldi, se si riesce a trovare la taglia, le svendono. Io di questa ho preso la S, avevo provato l'XS, ma aveva la cerniera praticamente collassata, proprio non lo so cosa gli hanno fatto con la povera cerniera, comunque non si chiudeva bene e mi andava proprio anche giusta, giusta, proprio al limite del possibile, quindi ho detto dai. Siccome ho visto che c'era la S, provo anche la S, che magari non ci sarà tantissima differenza. E di fatto ho fatto bene perché mi sta un pochino più morbida sulla vita, il che non fa male perché non è che devo essere sempre attaccata via. E allora l'ho comprata per soli 5,99 euro. Questa gonnellina che veniva a 27,95 euro nella zona Truffalook di Zara, quindi Zara più ragazza. Ed è fatta in questo modo, è molto molto carina. Forse sta bene anche con i sandaletti, io volevo. Sono legati insieme, come sempre, come quelli di Zara, io faccio sempre danni.
E è fatta così, in questo modo, abbastanza corta, non minigonna cortissima, neanche lunga, cioè diciamo. Per andare al lavoro non va bene perché per andare al lavoro è troppo corta, però per uscire così nel tempo libero sì. A meno che per andare al lavoro con delle calze super coprenti, però abbastanza estiva, quindi non credo che la metterò per andare a lavorare, peccato. E è fatta in questo modo. Mi è piaciuto subito il contrasto tra questi fiorellini così azzurro, azzurro chiarissimo, delicatissimi, con lo sfondo bianco, appunto il nero così un po' maculato di nero, non so neanche come chiamare questa fantasia. Poi ha praticamente il bordino in epopelle nero, la zippettina dietro che resta nascosta, e la cosa anche carina sono appunto queste due cernierine così sul davanti. È veramente, andate a fare un giro da Zara perché è veramente carinissima anche indosso. L'ho trovata molto 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 carina e sono stata molto contenta di averla acquistata. E poi passiamo a Calliope, dove ho preso, tra l'altro, a Calliope mi hanno praticamente, non mi ha conteggiato una maglietta, quindi io devo spendere 26 e qualcosa, alla fine mi fa 23,95 come prezzo totale e sono andata subito, quando sono uscita, ho detto boh, magari hanno fatto dei ribassi che non ho visto. Quando sono uscita ho controllato lo scontrino e non era segnata una maglia, allora ho controllato se c'era effettivamente dentro la maglia, se no tornavo indietro. C'era dentro la maglia, però probabilmente l'ha commessa, non so cosa ha fatto, ma me l'ha messa dentro, ma non me l'ha conteggiata. E quindi alla fine ho trovato, cioè, una magliettina in omaggio praticamente. Dopo, ovviamente non sono tornata indietro, ho detto vabbè, arrangiati. E vabbè, costava 2 euro, quindi non è che ci ho guadagnato chissà quanto, però è stato proprio un errore della commessa. Da Calliope, che appunto vi ripeto, trovo sempre le cose molto carine con i saldi, ho preso qualcosina. Allora, la prima maglia, che presumo sia quella, la maglia in regalo, diciamo, è questa magliettina qua che veniva 1,99 euro al posto che 15,99 euro, cioè 15 euro costava, scontata 2 euro più o meno. I saldi di Calliope sono molto simili ai saldi che ci sono da Terranova, noto delle similitudini come prezzi. Allora, la magliettina è questa qua, bianca e blu, molto semplice, di quelle che vanno un pochino larghe. Lunghezza normale, quindi non è né lunga né crop top, e mi piaceva la fantasia appunto bianca con questa sorta di foglie blu scuro, foglie palme, qualcosa del genere. Poi ha il bordino praticamente in cotone blu e che lo richiama anche sulla manica. E questa qua va bene, diciamo, anche per andare al lavoro, molto carina. Mi è piaciuta 1,99 euro. Poi prenderla in regalo, meglio ancora, anche se era 1,99 euro senza regalo, mi sarebbe piaciuta. La seconda magliettina è ancora più bella di quella prima. Questa qua mi è piaciuta tantissimissimo, proprio fantastica. E anche questa veniva 15 euro e, no, scusate, 19,99 euro, quindi ancora di più di quella di prima. Ed era scontata solo a 1,99 euro, quindi una miseria praticamente, regalata. Ed è veramente bellissima. Peccato che non c'era di altri colori, se no l'avrei presa anche di altri colori. Fatta in questo modo, sempre comunque lunghezza normale, né corta né lunga, di questo tessuto qui che è un sintetico, sarà poliestere probabilmente, però non è un tessuto che dà fastidio al tatto, resta abbastanza piacevole lo stesso. E adesso ve lo dico, il tessuto, sono proprio curiosa, non c'è neanche segnato. Oddio. Sì, allora, impossibile che non ci sia il tessuto. 100% poliestere, mi sono anche. L'ho anche azzeccata. È una magliettina che costava 20 euro, 100% poliestere, cioè siete pazzi. Per quanto sia particolare e carina, 20 euro mi sembra veramente un furto, cioè 10 euro, ok? 12 massimo, ma non 20. È fatta in questo modo, davanti è molto semplice, tranquillissima. Bottiglino trasparentina, quindi ci vorrà sotto un top. Una fascia, e dietro è molto molto carina perché praticamente è venuto a spiare. Non spiare! Dai! Praticamente la parte dietro è fatta in questo modo, ha questo fiocco che resta più che altro in alto, resta praticamente sotto il collo, e poi è fatta in questo modo, tipo canottiera, e resta praticamente con le due aperture. Non so quanto mi sarò spiegata nel spiegarvela, spero che si veda qualcosa. Comunque l'ho trovata molto carina perché lascia intravedere praticamente le due parti laterali della schiena, e l'ho trovata veramente molto carina, molto fine ed è perfino elegante, cioè per 2 euro una magliettina così abbastanza elegante, l'ho trovata ottima. E
Poi ho comprato questo vestito lungo che ho pagato da 19,99 con lo sconto 75%, 4,99 euro, ed è un vestito lungo fatto a canottiera a righe bianche e nere, molto carino. L'unica cosa che ha di diverso dai soliti vestiti che si vedono in giro tutt'estate, che si vedono praticamente ovunque, è la cosa strana, cioè la cosa strana, la cosa particolare, che non è che mi entusiasmi più di tanto, però lo rendeva un po' più particolare dei soliti, è il fatto che in fondo praticamente viene giù fino ai piedi, solo che in fondo al posto di venire giù stretto e dritto come i classici vestiti che si vedono, viene giù un pochino più largo, cioè vedete, davanti parte così stretto stretto aderente e poi termina proprio così larghissimo. L'ho provato e mi piaceva tanto, ho detto magari anche con un giacchettino sopra in pelle la sera quando fa più freddo. Lo riesco a sfruttare abbastanza. E questo qua 4,99 euro, quindi pochissimo. L'altra cosa che ho trovato 4,99 euro, e questa veramente sono contentissima di questo acquisto perché mi piace un casino, è questa tutina che costava 25,99 euro, scontata a 4,99 euro. E questa qua, proprio lei in persona, l'ho immaginata troppo troppo bene con queste scarpe, vedete? Cioè, sta benissimo secondo me con il panna e il rosso, con gli stivali, con i sandali fatti così color cammello. La tutina comunque fatta in questo modo è un tessuto abbastanza rigido, quindi non è di quelle molli mollicce, tipo quelle di Terranova, proprio super molli. È un pochino più bella, più rigida, più di qualità secondo me di quella di Terranova. È fatta praticamente a fascia, poi ha l'elastico in vita che si allaccia. E poi viene giù così, pantalone dritto, abbastanza aderente, strettino in fondo, molto stretta in fondo, e è veramente carinissima secondo me, sta benissimo con appunto quei sandali. Farò sicuramente un outfit perché mi piace da morire. Ultime cose che ho preso da Calliope, ultime cose in generale, sono questi due pantaloni che sinceramente non so come mi stanno perché non li ho provati, li ho comprati così perché era un po' tardi, quindi siccome dovevamo andare al cinema, dovevamo andare a cena, ero super 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 in ritardo, allora li ho presi a scatola chiusa. Ci sono lì anche altri colori, se mi staranno bene quando vado sabato a fare l'ultimo giro di shopping, magari li prendo anche blu scuro. Li ho presi marroni, così ho pensato a questo color marrone che non avevo di questi pantaloni. Sono quelli leggeri, ma neanche troppo leggeri, nel senso che il tessuto è abbastanza grosso, quindi vanno bene anche quando non è proprio estate piena, anzi ancora meglio, tipo settembre li metti tranquillamente e anche aprile, maggio, e sono fatti in questo modo, proprio classici, con l'elastico in vita, e in fondo praticamente vengono così, proprio normali, con dietro un po' di elastichino. Anche questi qua li ho trovati molto carini, con un look casual, non lo so, non ne ho mai presi di questo genere, però volevo provarli, e questi qua venivano 5,99 euro, e il loro prezzo non so quanto era, perché è tutto coperto. Secondo me anche questi qua andavano sui 19,99, cose del genere. Comunque li ho presi nella colorazione così marrone, è proprio un marrone cioccolato. E poi questi qua verde, verde bandiera, sempre uguali, ma appunto nella colorazione verde. Spero che non siano trasparenti quando li mettiamo, perché altrimenti non saprei cosa metterci sotto. E anche questi qua, ecco, nel verde bandiera, un po' più eccentrici. Però li ho trovati carini, magari li metterò andare al lavoro in questi giorni e vi farò sapere come calzano, come vestono. E niente, io adesso vi saluto, questo era tutto il mio shopping, lo so che è un po' esagerata, sono un po' esagerata, però purtroppo sono così. E a qualcosa mi è stato anche regalato dal mio fidanzato, tipo i sandali di Zara e la gonnellina di Zara, non li ho comprati io, ma mi sono stati regalati, quindi diciamo la verità, per pietà sono stati regalati probabilmente, no, scherzo, sono contentissima di questo regalo. E adesso io devo andare a fare i pavimenti, poi oggi pomeriggio devo andare a fare il tatuaggio e farò il tatuaggio sulla coscia. E ve lo farò magari vedere, siccome io ho un po' di tatuaggi, vado a fare questa farfalla sulla coscia, che fa anche mia sorella, però lei lo fa sul braccio. Facciamo lo stesso tatuaggio, il regalo per i 18 anni, quindi sono contentissima di andare a fare il tatuaggio e spero di non sentire troppo male sulla coscia, perché penso che sia una zona abbastanza sensibile. E
E niente, noi vi saluto e vi auguro un buon agosto, un buon proseguimento per chi è in vacanza. Io ho già iniziato ancora a lavorare, faccio solo la mezza giornata però, quindi meglio così. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!